Buongiorno ragazze, oggi vi faccio il video di cosa mangio in un giorno, a vostra grandissima richiesta. What I eat in a day? L'ho detto anche in inglese, evviva! E quindi ve l'avete veramente tanto tanto richiesto. Questo è il mio canale di cucina, il mio secondo canale, quindi iscrivetevi anche qua se non siete ancora iscritti, tante ricettine leggere. Adesso ne vedrete tante, questo video è carino che vedrete tante ricettine. Iniziamo subito. Mattina io bevo sempre acqua e limone. Vi ho fatto il post su blog. Acqua tiepida con limone perché fa benissimo, aiuta a purificarsi, a mantenere il metabolismo attivo. È veramente ottimo, quindi io inizio sempre così le mie giornate. Andate sul blog a vedere perché là vi ho scritto tutto, vi aiuta anche ad esempio se la sera prima avete mangiato tanto, veramente vi aiuta tantissimo. Quindi poi adesso fra una mezz'oretta, più o meno una ventina di minuti, inizio colazione, ma inizio a prepararmela già da adesso, mentre la preparo passa il tempo. Amori, iniziamo così le nostre giornate. È vero, coccoli? Mimmi, siamo lì. Eccoci qua, dispensa in questo mare di cose. Sono indecisa. C'ho tantissime tisane. Vi ho fatto il video con tutte le mie tisane, le ho fatte vedere tutte. Oggi sono indecisa se farmi Chocotea, che lo adoro troppo, oppure un tè verde. Quindi tra questi due sono indecisa. Penso che farò il Chocotea, però il tè verde fa troppo bene. Colazione, yuppiù. Buonissimo. Mi sono fatta il porridge. Oddio, sta per cadere tutto. Mi sono fatta il porridge col video che vi ho fatto appunto del porridge, uguale quello con l'avena, il cacao cioccolatoso. E poi mi sono fatta un tè. Ho scelto il ciocotè, ma comunque dopo più tardi vi farò anche il tè verde, che io lo bevo comunque ogni giorno. E perché non mi volevo appesantire, perché sennò avrei fatto il cappuccino. Però dato che già qua dentro c'è il latte vegetale, quando faccio questo ci abbino di solito il tè. Se invece mangio qualche altra cosa, magari farò qualche altro video, farò vedere come abbino invece il cappuccino, quindi con il latte vegetale, che vi ho fatto il video del cappuccino fatto in casa. Finalmente il pranzo, ragazze. Non so voi, ma io vado sempre di fretta all'orario di pranzo, quindi ho trovato una soluzione troppo bella. Adesso vi faccio vedere cosa mangio, un piatto unico ma con tutti i nutrienti bilanciati. Ah, per pranzo, eccoli qua, un bel piatto di noodles che ho preparato. Le adoro troppo ragazze perché è un piatto completo, c'è tutto dentro ed a me piacciono tantissimo, poi tutto il sapore del sesamo è veramente buono. Comunque se volete questi qua avete il video, la ricetta sul canale. Ed eccoci finalmente all'ora della merenda ragazze, come sapete io amo fare più pasti al giorno, in particolare 5 e poi dipende dalle abitudini, a me piace fare colazione, pranzo, merenda, cena e dopo cena, perché vado sempre a letto troppo tardi, quindi me ne è sempre fame dopo cena. Allora, per la merenda di solito prima di andare in palestra cerco sempre di fare abbondante, perché insomma per avere molte vitamine, molti sali minerali in palestra, se no sveniamo, anche mia sorella è tutta deboluccia, ha bisogno sempre di mangiare molto, quindi preparo una merenda super super energizzante, veramente a base di frutta, se ho tempo, eh. A volte non ho tempo, prendo qualche biscotto e vado, e quindi adesso vi faccio vedere questa bella merenda. E poi oltre a questo io faccio anche tipo un super frullatone proteico, che insomma adesso non vi farò vedere, poi se volete vi faccio un video a parte perché è specifico proprio per chi fa sport, perché è molto molto proteico per chi vuole cercare di mettere massa muscolare, quindi per tonificarsi, e anche per i vegani è molto molto buono, se volete ve lo faccio a parte. Quindi adesso iniziamo.
banane, kiwi, vitamina C e potassio che servono tantissimo proprio per l'attività sportiva, veramente tanto tanto. E sopra ci metto questo yogurtino, che qui l'ho fatto in casa da Paquito senza yogurtiera, super super denso, guardate com'è bello, ce lo vado a mettere sopra così abbiamo anche un po' di proteine. Come frutta io metto quello che ho, in base alla stagione. Adesso sono proprio fortunata perché ho aperto il frigo e ho trovato anche queste meravigliose ciliegie che io personalmente adoro, e quindi mi tratto bene e ci metto anche queste, se no quello che ho. Per finire completo con semi di chia, che adoro troppo, e quindi una spolveratina così ce la metto. Danno quel senso di croccantezza. Un po' di lamelle di cocco, queste sono scaglie di cocco, sono troppo troppo buone, io devo metterci sempre queste cosine, sa, però arricchiscono quella che è una semplice. Adesso se pigliavi una banana e te la mangiavi piangevi dalla tristezza, invece così veramente, a parte gli scherzi, e vabbè, che ve lo dico, a fare la frutta secca non può mancare. In questo caso ho tagliuzzato qualche mandorlina, che sono ottime per la pelle, anche queste danno molta energia, sono buone buone. E poi mi piace mangiare questa, la frutta con qualcosa sempre di croccantino dentro. Vabbè, io di merende ne faccio tantissime, veramente questa è una tra mille, poi se volete vi faccio un video a parte solo merende, così magari vi faccio vedere tante varianti, perché anche solo con la frutta si possono fare 10.000 miliardi di cose. Ed eccola qua, la nostra merenda è pronta. Adesso ce la pappiamo buona buona, accompagnate ragazze ovviamente dalla mia acqua detox. Quindi adesso mangiamo, beviamo e andiamo in palestra. Ciao ciao, a stasera! Detox water! Ovviamente non può mancare la mia acqua detox. Oggi scelgo di portarmi questa qua, che è quella là che vi ho fatto, l'ultima che vi ho fatto nel video, casomai ve lo lascio in sovraimpressione se non l'avete visto, dove l'ho fatta quei lamponi. Infatti guardate com'è bella, è tutta rosina, è troppo troppo bella ed è buona buona, è buonissima. Io questa qua me la porto dietro e me la bevo appunto durante l'attività fisica in palestra e soprattutto dopo. E quindi vado, adesso me ne vado in palestra. Ci vediamo stasera con la cena. Ciao ciao! Ecco qua, un bel salmoncino. Adesso è sera e ci mangiamo questo bel salmone, tutto bello semisemini, le mandorle. Adesso la zucca la vado a condire. Adesso vi faccio vedere il piatto pronto. Poi se volete tutte le ricette basta che me lo dite e vi faccio i video. Questo è buonissimo, vero Nancy? Buono! Nancy. Non vedo l'ora di mangiare, infatti mi sto mangiando le noci. Fai vedere, Nancy come aperitivo, post palestra, sgranocchia noci, noccioline, questo è quello di Diddle. Alla cardi, yeah! Impiattiamo, dai! Ecco la nostra tavola di me e Nancy. Allora, qua abbiamo messo il nostro bel salmoncino, scarole, la zucca che adesso andiamo a condire. Qua ci ho messo 8 kg di peperoncino, che a me piace. Poi ci metto erba cipollina, poi ci metto origano, cioè fa vedere tutte queste spezie. Cioè io mangio veramente così, cioè io a tavola se non ho 8.000 spezie io non mi ci trovo, cioè sono un po' malata per queste cose, è vero? Sì. Sono proprio fissata. Poi la paprika, ci metto anche un po' di paprika che è buonissima sulla zucca, origano, sabbia, paprika, poi ci metto un po' di tabasco per esempio per renderlo un po' più piccante, cioè lo faccio piccantissimo. Poi ci metto un pizzico di sale rosa dell'Himalaya e un filo d'olio extravergine d'oliva biologico, ovviamente a crudo, che fa benissimo, un bel giro d'olio che fa bene. E quindi qua il mio piatto è pronto. Qua invece ho la mia bella insalata piena di semi e semini anche lei, perché io sono fissata con i semi e semini, quindi qua c'è semi di sesamo, semi di canapa, semi di girasole, quindi tutti i semini che sono proteici fanno bene. E qua c'è il nostro bel pane con i semini integrale che ci ha fatto. Questo è il pane di Paquito. Esatto, questo però è un'altra versione, non è quello che avete visto nel video, infatti questo è molto più schiacciato ed è più croccante. È un po' più croccante, un'altra versione, casomai facciamo il video anche di questo.
rosso. Poi c'è la salsa teriyaki. La salsa teriyaki, questa è quella che abbiamo usato nel video del sushi. Ma che sta combinando quello? Cioè, nel frattempo sento a Cookie che fa di tutto. Cookie? Sta facendo il monello. No, sta buona. No, sta rovistando tutti i cuscini. Appena poi lo guarda, appena lo chiami fa finta di niente. Sta buono. Come ti dissodi, rovista, cuscini? Vabbè, comunque qua ci metto la salsa teriyaki, che è quella che abbiamo utilizzato nel video del sushi, se vi ricordate. Ed è biologica, senza zucchero, completamente naturale e vegan. Ce la vado a mettere qua sopra. E come viene buono questo salmone. Questo, se volete, vi faccio la videoricetta, perché è troppo troppo buono, veramente. 8 kg. E questo è il mio super piatto. Queste sono le scarole del nostro osso. Queste sono le scarole dello osso. Anche queste qua piene di noci, perché io sono fissata con noci, frutta secca, lo sapete. Questi bellissimi taralli per sdanocchiare, che noi abbiamo tanta fame, siamo tornate dalla palestra, quindi mangeremo anche questi. Questi qua sono taralli che fa Paquito e sono buonissimi, ma lui li fa in casa, sono integrali, sani, senza sugna, senza strutto. Se volete vi facciamo il video anche di questi. E poi qua, come per finire, c'è un poco di questi qua che riempipiancia, io li chiamo, post cena, proprio per riempirmi e sgranocchiare davanti alla TV, invece di patatine fritte, schifezze varie. Cecini secchi che sono ricchi ricchi di proteine, quindi per gli sportivi vanno bene, e arachidi senza sale, quindi sono super sani e buonissimi. Io poi adoro la frutta secca. Nancy, mangiamo, tengo fame, non ce la faccio più. I fagioli l'abbiamo fatti vedere, no. Proteine, fagioli all'insalata. Insalata non può mancare. Siamo pronti, mangiamo, dai, mangiamo. Buon appetito, ciao, ciao. Buonissimo, ciao Nancy. Ciao, tutto buonissimo. Bacini. Gnammi gnammi, qua c'è anche Cookie. Cookie, sempre vicino a noi, è vero? Ma che vuoi tu? Io vorrei tutto questo. Ciao. Amore, ciao amore. Dopo di Don Cecino, lo volete vedere? Lui adora i cecini. Ma gli faranno bene, se ne mangia tanti. No, non è vero, non gli do tanti, però lui li adora. Gnammi gnammi. Ancora. Prepariamo il dopo cena, fragole, mirtilli, buono buono. Ho preparato questa bella coppettina con fragole e mirtilli, che fanno tanto tanto bene, anche mirtilli. Poi sopra ci metto le mie amate bacche di goji. E le fragole le ho preparate, le ho fatte a pezzettini, e poi ci ho messo, per una versione insomma sana e dietetica, lo sciroppo di mela, ma potete mettere anche un po' di sciroppo d'acero, un po' di stevia, e poi un po' di succo di limone. Ho scelto questa tisana. Brava Nancy, questa qua è la tisana Silhouette biologica che noi compriamo all'Ipercop. Difatti vi abbiamo fatto anche il video vlog sempre su questo canale. Molto molto buona, noi la beviamo spesso la sera, perché oltre ad essere un po' detox, perché ha tanti ingredienti insomma drenanti, anticellulite, come finocchio che è sgonfiante, non so, rosmarino, l'equiseto, il tarassaco, c'è anche la camomilla, la melissa, che sono comunque calmanti, quindi è buona anche berla la sera. Per completare, dato che mi piace sempre abbondare, ci metto pure due di queste, che sono le more di gelso. Sono troppo troppo carine, anche queste le abbiamo comprate all'Ipercop, sono fonte di fosforo, sono ricche di minerali. Io poi impazzisco per la frutta secca, lo sapete, quindi le devo provare tutte. Eccole qua, ne metto giusto qualcuna. Ecco pronto il nostro dopo cena con le nostre bellissime coppettine di frutta. E qua c'è la nostra tisanina che è pronta, che noi abbiamo sempre, sia d'estate che d'inverno, semplicemente la beviamo un po' più tiepida ed è buona buona. E quindi vi auguriamo buonanotte e speriamo che questo video vi sia piaciuto, tutto quello che abbiamo mangiato in un giorno. Ciao! Ciao da Nancy! Ciao! E da Carlita! Ci vediamo al prossimo video, se volete ve ne facciamo un altro, vero Nancy? Sì, sì! Ciao!